Dal nostro corrispondente nel 1560. Roma. Un tabernacolo a torre sollevato dagli angeli per l'altare del Duomo di Milano è stato donato da Papa Pio IV al nipote cardinale Carlo Borromeo, nominato amministratore dell'arcidiocesi. Lascio ora la linea alla redazione per l'approfondimento di Paolo Ceruti. Cari amici, buona Valassina. Carlo Borromeo entra in Milano per esercitare direttamente le funzioni di arcivescovo nel 1566, dopo la morte dello zio. Era stato nominato cardinale nel concistorio del 31 gennaio 1560. Il prezioso regalo papale è anche un poco valassino, essendo le ornature del tempietto che lo ospita modellate, fuse e incise da Andrea Pellizzone di Gianpietro di Asso in tempi successivi. Gianpietro lavorava alla Gemina, nella bottega dell'armaiolo Giovan Battista Piatti. Secondo alcuni fonti, il Pellizzone è solo di famiglia Sese e aveva iniziato a lavorare come scultore di marmi. Nel 1580 gli sarà affidata la realizzazione del pulpito settentrionale del Duomo, con gli ornamenti di rame imbottito e di ottone dolce, con storie sacre e i quattro evangelisti, per il prezzo di 20 scudi d'oro. Per un altro pulpito finirà in carcere per alcuni giorni, nel 1603, non avendo portato a termine l'opera nei tempi previsti e preteso una somma maggiore del dovuto. Ne uscirà solo dietro l'impegno di completare rapidamente l'opera. Sul finire del secolo, Francesco Pellizzoni, forse un parente, per una fonte un figlio, si mostra abile nell'arte della zimina, intarsi in oro, argento, su acciaio o d'altro metallo.